Ciao ragazzi, io sono Falconer, oggi sono qua con un nuovo episodio di Scopriamo per scoprire con voi Disc Storm, gioco disponibile su Steam proprio in questo periodo e lo voglio scoprire con voi perché mi incuriosiva parecchio. Come al solito siamo qui per affrontare una cosa in maniera del tutto blind, per cui direi di cominciare senza perdere altro tempo, armati ovviamente di pad perché io non riesco a farne a meno e cominciamo provando il single player. Poi eventualmente daremo un occhio anche al multi. Allora, seleziona livello, tutorial dojo, impara tutto ciò che c'è da sapere su Disc Storm, From Your Own Ninja Monster, dal tuo personale mostro ninja. Bene, allora scegliamo un personaggio. Abbiamo Gustav, Alissa, Millie, Navika e Dexter. Io direi di partire con Gustav perché il suo baffo e il suo sguardo da pazzo mi intriga parecchio. Allora, abbiamo la possibilità di scegliere fra quattro diversi costumi che ovviamente non abbiamo sbloccato, perché andiamo con il Gustavo normale. Allora, beh, direi che la veste grafica è piuttosto piatta. Allora, Ninja Master, studente, è arrivato il giorno perché tu impari la via del disco. Ti imparerò tutto ciò che c'è da sapere sul Disc Storm, neanche riesco a dirlo. La prima cosa che ti serve è un paio di scarpe comode. La seconda sono alcuni dischi, vabbè. Così come una scarpa, il disco cadrà inevitabilmente a terra quando lo lanci. Beh, direi che è abbastanza logico. Dovrai quindi abituarti a raccoglierli e questo è il tuo primo test. Beh, un po' come il tennis, in cui io mi sono sempre rotto le palle perché odio raccogliere la pallina dopo 30 secondi da che uno l'ha lanciata. Dunque, cammina vicino verso i dischi e raccoglili tutti. È un gioco di raccoglimento dei dischi. Beh, credo di no. Bene, abbiamo superato la prima prova. Gustav è carichissimo. Congratulazioni. Adesso sei addestrato come il mio cane. Grazie. Per migliorare, per superarlo, devi riuscire a padroneggiare l'arte della lanciata. Ci serve un avversario adatto alla battaglia e questo pupazzo di legno dovrebbe essere perfetto. Tieni premuto lo stick destro per mirare e con il bumper destro lancia. Vabbè, io direi che possiamo pure cominciare su. Allora, vabbè, si punta e si... Ah già, giustamente. È un gioco di frisbee violentissimo. Allora, eccellente. Con un buon tempismo potresti riuscire a riprendere i tuoi dischi al volo premendo X. Vabbè, che non è una X, come al solito, comunque, vabbè, senza... Allora, io non sto riuscendo a raccogliere una mazza. Ah, la voglio riprendere al volo. Ok, abbiamo capito che era X nonostante fosse rossa. Adesso dobbiamo combattere contro qualcuno che risponde ai nostri attacchi. Ah, possiamo anche... Porcaccio Giuda. No. Io sto avendo seri problemi di... Quindi si possono anche respingere. Vabbè. Adesso devo respingerli. No. Ah, posso anche distruggere le casse usando la mossa che serve per respingerli. Ci fate giocare. Madonna. Bene, ho anche lo sprint della Madonna. Hai completato il tuo allenamento di base. Vabbè, grazie. Quindi, affrontiamo la vecchia. Tutti contro la vecchia. Vabbè, non so bene che cosa è successo, ma va bene. Gli zombie sono abbastanza stupidi. Vabbè, se ci fate giocare. Le basi non ci interessano. Le basi non ci interessano. Ah! Abbiamo ucciso tutti, non so bene come, ma va bene lo stesso. Il tutorial direi che è durato abbastanza. No, adesso abbiamo anche i ninja. No!
No, vabbè, i ninja erano più semplici degli zombie. Vabbè. No! Si è rivoltata la vecchia! No, no. La vecchia no. Io sto facendo un bordello con sti tasti. Signora, si faccia prendere, signora. Sembra un po' quel gioco che si trova in sala giochi, quello dell'hockey su disco. Per certi versi. Vabbè, comunque abbiamo superato il primo livello e i baffi di Gustav sono sempre più arricciati. Per cui direi che abbiamo preso anche A. Non so bene come abbiamo fatto, ma l'importante è il risultato. Per cui adesso direi di partire col Tempio della Giungla. Vabbè, non so bene. Io andrei sempre col baffetto, perché il buon baffetto non tradisce, a quanto si è visto fino adesso. 3, 2, 1, niente, ci buttano dentro all'arena senza tante spiegazioni. Gustav, vabbè, immagino che ci debba essere un tesoro nascosto qui, ma caro Gustav, a noi di quello che c'hai da dire ce ne frega fino a un certo punto. Niente, qui ha subito un attacco violentissimo da un frisbee immobile. Mamma mia, niente, potremmo anche utilizzare le colonne a nostro vantaggio, ma... No! Niente, io non sto riuscendo a fare una mazza! Beh, tipo Horda, qui aumentano di difficoltà continuamente. Questi però lanciano pure la roba indietro. Aiuto! Aiuto! Non ce la faremo mai, lo sapete, vero? La tripla! La tripla! Aiuto! Aiuto! Niente, si sta facendo... L'ho lisciato di mezzo millimetro! Niente, qua il vento ci sta anche condizionando parecchio la... Beh, ninja avevamo visto che erano abbastanza scarsi, sono veloci, ma resistenza fisica non ne hanno. Io credo che questo gioco, il singolo, serva più che altro a... Mamma mia, gli zombie! Serva più che altro a padroneggiare un po' le meccaniche di gioco e che poi il divertimento vero ci sia nel multi. Adesso infatti quasi quasi... Fermi. Fermo. Mamma mia, checkpoint. Ok. Prossima ondata in 3, 2, 1... Ah, c'è pure il boss. Da paura. Credo che finirà malissimo. Quindi questo immagino sia il boss, questa sorta di scimmia incazzata, perché poi si chiama proprio così. Per cui, cara scimmia incazzata, direi che... Oh, ecco. Un po' di vita ci voleva. Ah, ecco, qua ci lanciano anche le... No. E se magari riusciamo a colpirlo mezza volta? No. Niente, ho fatto il volo. Non riesco a prenderla mai! Niente, neanche per sbaglio! Aiuto! No! Mi fa paurissima! Via! Gustav! Usa il potere del baffetto però pure te! No! Niente, siamo morti miseramente secondo me. Tempo 30 secondi e saremo... 30 se va bene, perché lui è tipo invisibile, sembra i difensori di FIFA. Vabbè. Siamo morti miseramente. Vabbè, io a questo punto direi di farci una ricca partita in multi, perché mi intriga parecchio. Ah, ecco, c'è il multi locale. Quindi volendo uno può aggiungere la CPU o giocare in compagnia di qualche amico. Beh, direi che da questo punto di vista è piuttosto interessante, perché è un gioco che secondo me si presta molto bene al a delle partite tra amici. Il problema è che è l'ennesimo gioco un po' come Crawl, che vi ho fatto vedere qualche giorno fa, che secondo me beneficerebbe tantissimo di una modalità multiplayer online, perché sono giochi veramente ben fatti che secondo me tendono a non poter esprimere il loro reale potenziale con un multiplayer locale, per quanto io sia sempre stato un appassionato di multiplayer locale. Vabbè, detto questo, a questo punto io farei un altro tentativo con la lista normale, che fa abbastanza senso il pupazzetto,
l'immagine di presentazione sembrava abbastanza carina, ma nella pratica sembra tutt'altro. Mamma mia santissima. Vabbè, vediamo se lei ha qualche potere particolare o se gli cambia solamente il colore del frisbee. No, gli cambia solo il colore del frisbee, vabbè. Meglio di un calcio in bocca, come si suol dire. Vabbè, adesso siamo diventate dei pro, per cui... No! Sì, una volta. No! Allora, gli zombie dobbiamo metterli tutti da una parte, in linea retta e boom! Questa mi è riuscita alla grande, devo dire. No, questa malissimo, però... No, questi li odio! Li odio profondamente. Profondamente. Comunque sia, l'idea di base, almeno per quello che sto vedendo, è molto carina, perché è un gioco, se vogliamo, dal concept piuttosto piatto, se vogliamo, ma... il fatto che abbiano proposto un gameplay veramente molto molto semplice e intuitivo fa sì che paradossalmente l'esperienza risulti veramente stimolante e divertente, nonostante sia chiaramente tutt'altro che complessa o chissà quanto impegnativa, perché insomma parliamo di un gioco piuttosto abbordabile per chiunque, per cui non è che, al di là appunto di questa difficoltà del livello in sé per sé, per cui la difficoltà di progressione è piuttosto alta, ma tolta quella, secondo me è un gioco che, specialmente appunto se giocato in multiplayer, può regalare veramente tanto divertimento, specialmente appunto fra amici. Se il single riuscirà a garantire chissà quali soddisfazioni, non lo so, perché essendo piuttosto complesso, o meglio, piuttosto difficile più che altro, non so quanta gente avrà la voglia di star lì a smadonnare per... cercare di padroneggiare al meglio tutto nell'ottica dell'affrontare appunto l'intelligenza artificiale. Io l'unica cosa che avrei fatto così a occhio, visto che si tratta di un prodotto all'insieme del divertimento pure e semplice, avrei dato magari un po' più di resistenza fisica al personaggio, perché che io stia sclerando in questa maniera ignobile al primo livello è forse un indicatore che il livello medio di difficoltà è un filino alto, ma non importa, perché noi ci abbiamo... E poi più che altro immagino che il caro scimmione non sia neanche l'ultimo mostro. Cioè, nel senso, non è che è finito questo, è finito il livello. No, perché poi ci staranno altri 800 boss e ci daranno una caramella per recuperare la vita. Se io adesso, per esempio, facessi retry, mi farebbe ripartire da qua o mi riparte dall'inizio? E questa è la domanda fondamentale anche nell'ottica della frustrazione. No, mi riparte da qua. Beh, questa è un'ottima cosa, perché abbiamo modo di non vanificare un po' tutti i progressi fatti fino a questo momento, per cui io direi che adesso un altro tentativo prima di chiudere, semmai lo facciamo, e non sia mai che riusciamo a battere lo scimmione maledetto. Addio! Via, via, via! Niente, non ci ha perso! Che poi ho visto che le banane, a differenza dei frisbee, non possono neanche essere rilanciate! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Lo sto... Mamma mia! Qua ragazzi, veramente numeri da circo. Niente, come immaginavo. Vabbè, però, se io appena mi sono ricaricato, mi fate... Ci stanno ancora... Che cos'è questo affare? Vabbè, era qualcosa che probabilmente scopriremo... più avanti. Allora, i ninja li facciamo fuori facili! Una volta. Bello. La doppia. La doppia sul ninja. No, no. Calma e sangue freddo. Io odio questi zombie. No! Stanno per ucciderci gli zombie. Ok. Però riacchiappalo. Ok. No, che liscio clamoroso! Liscissimo! Calma, calma. Niente, gli zombie io non riesco a sfuggirgli mai nella vita. Mai nella vita. Che cosa sta... Oh! Niente, siamo morti miseramente.
Vabbè ragazzi, io a questo punto direi che il nostro scopriamo su Disc Storm si può anche chiudere qui, per cui come al solito aspetto di sapere cosa ne pensate del gioco. Fatemi sapere come sempre se volete vedere qualcosa in più su questo gioco, se volete vedermi sclerare ulteriormente su questi livelli che sembrano essere al di fuori delle mie possibilità, e in caso vogliate provarlo voi stessi ovviamente come sempre vi lascio il link in descrizione. Detto questo ragazzi, vi ringrazio come sempre di avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi!